Professoressa Gallina, perché è importante Didacta per l'educazione degli adulti e per il mondo della scuola? Ma io sono stata coinvolta in questa sessione di Didacta, che poi ho scoperto essere la prima che si teneva in questo modo in Italia, perché sono coinvolta nelle attività della piattaforma EPALE, che è la piattaforma elettronica europea per l'apprendimento degli adulti. E quindi io pensavo di partecipare a un'iniziativa un po' più limitata. Invece mi sono trovata, e questo mi fa un enorme piacere, in una specie di fiera, un po' incasinata devo dire, in cui però ho visto tante realtà della scuola molto vivaci. E allora mi viene da fare una considerazione. E noi quando parliamo della scuola in genere ci rattristiamo, anche la gente come me che nella scuola in vari modi ha creduto, ci crede ancora, come se fosse un mondo immobile che rifiuta il cambiamento. Ecco, questa è la sensazione, poi si possono dare tante valutazioni politiche. Qui la cosa che mi ha fatto impressione è vedere che ci sono tanti, tanti insegnanti molto interessati anche a esperienze innovative, diciamo per una persona della mia età un po' strane, tra virgolette, ma applicazioni nella didattica, di tecnologie, di modalità diverse, non solo di fare lezione, ma di usare la testa e le mani, no? Che questo per i ragazzi e i ragazzini, i bambini, è molto importante. Io oggi ho visto tante cose, pensavo, ma questo va bene per i ragazzini che appartengono al mondo di Lego, per esempio, no? Perché cominciano, hanno preso delle abilità che poi nella scuola le mani sembra che vengano tagliate via o disgiunte dalla testa. E ho visto anche che è una realtà in cui c'è anche un impegno, ho l'impressione, di produttivo, cioè di aziende che spendono per le attività della scuola. Allora, questo mi sembra importante. Il problema è di vedere le risorse, come si spendono, se ci sono, se non ci sono, se si possono diffondere modalità diverse. Senta, lei questa mattina ha partecipato come relatrice a un seminario in cui si parlava di EPALE, la piattaforma europea per l'educazione degli adulti, sì. Che l'Indire diciamo, è il soggetto, gestisce, è l'agenzia, esatto, nazionale. Beh, l'Indire la gestisce secondo due modalità. Una è quella di garantire il contatto delle esperienze di educazione degli adulti in Italia con quello che succede in Europa. Contemporaneamente di fornire un servizio a chi lavora in Italia di collegamento e poi di avere, ecco, alcune persone che hanno avuto esperienza nel campo e che svolgono un ruolo di testimonianza, cioè questa figura dell'ambasciatore di EPALE, io faccio parte di questo gruppo, adesso siamo credo 56-57 persone che a seconda delle nostre competenze, più sul campo della ricerca, della formazione, della facilitazione di alcune attività. In Italia noi abbiamo questo grosso problema, che abbiamo una partecipazione molto limitata di adulti ad attività formative. Siamo lontani dall'obiettivo d'Europa 2020, c'è un grosso impegno adesso con i centri per l'istruzione degli adulti, che però sono scuola, cioè è la scuola formale che svolge un servizio, ma io ho l'impressione che poi gli italiani, è un po' più di un'impressione, ne fruiscono molto poco. E cosa si potrebbe fare? Ma secondo me che cosa si sta facendo? Io ho sempre paura di dire si potrebbe fare, però qualche cosa la possiamo fare. Soprattutto bisognerebbe insistere molto per applicare degli strumenti che sulla carta ci sono, perché esiste la scuola formale, che sono i centri per l'istruzione degli adulti, che forniscono un servizio agli extracomunitari, per esempio, per l'apprendimento e la certificazione della lingua italiana. Poco lì dentro ci vanno gli adulti, ma soprattutto esiste anche, e c'è la normativa, di costruire delle reti a livello di territorio, dove però siano coinvolti tutti i soggetti che, dalle regioni, al volontariato, alle associazioni,
hanno contatto con la popolazione adulta e offrono delle cose molto meno rigide che quella che è la scuola formale. Ecco, noi andiamo avanti con questa distinzione tra istruzione formale e non formale. La novità, appunto, che mi pare sia positiva della New Skills Agenda Europea, è che loro per modo molto chiaro dicono: ma il processo formativo è un unicum che non si costruisce per pezzetti, ma si costruisce dando il senso e il significato di a che cosa può servire l'apprendimento per tutti, quindi a seguire il destino dei giovani che hanno abbandonato la scuola, quelli che hanno il diploma ma non hanno continuato nell'università, quelli che dopo l'università si disperdono. Ecco, dobbiamo lavorare nella direzione di avere un sistema di educazione degli adulti che sia però adulti e adulte, bene o male, a tutte le età. C'è una frase molto bella della New Skills Agenda che dice: rendiamo aperte e praticabili le scuole e le università per tutti, insieme a tutte le altre agenzie che possono fare formazione.